Le vere, le più vere amiche. Quelle che sanno che sei un caso perso. Quelle che quando ti innamorerai della persona sbagliata, beh, loro saranno lì accanto a te. Le vere amiche sono quelle che anche se avranno mille problemi, saranno lì con te a risolvere un tuo di problema. Le vere amiche sono quelle che anche se passate una giornata intera assolutamente a non fare niente, l'importante è stare insieme. Le vere amiche seguiranno Crush per te. Sono quelle che, nonostante tutto, sono ancora lì con te. Le vere amiche sono quelle con cui piangerete insieme, vi guarderete negli occhi e inizierete a ridere come delle coglioni. Le vere amiche sono quelle con cui combinerete solo disastri. Ma quanto è bello poi cercare di risolverli insieme, sapendo che siete delle fallite. Le vere amiche sono quelle che se dormite insieme la butti giù dal letto perché gli puzzano i piedi. Ma una vera amica anche se ti butta giù dal letto poi ti mette una coperta sopra. Solo perché gli facevi pena. Le vere... Amo, basta fare video, pensa anche a me. Mi ha lasciato anche... Sapete a che mandarlo? Amo, ti ho detto che non devi più... Signorina Carval, venga qua che dobbiamo parlare di cose molto intime, venga qua. Salve prof, l'ha saputo quindi. Sì, l'ho saputo. Mi dispiace molto che tu sia una depressa di merda. Che tu abbia avuto dei grandissimi... problemi con i tuoi genitori! Sì, però abbassi quella merda di voi. E per questo io e gli altri professori abbiamo deciso di non interrogarti né farti più fare verifiche. Spero che per questa cosa i tuoi compagni di classe potranno compatirti senza odiarti fino alla fine dell'anno. Ah, comunque mi ha appena chiamato la bidella e voleva dirti una cosa che tu non sapevi perché è successa stamattina. Molto delicata. Oddio, cos'è successo? È morta tua nonna! Signorina Kerbal, come mai le vostre verifiche erano identiche? Professora, identiche? Gianfranchina, ma davvero? Non farmi ridere. Professora, mi sembra molto strano. Professora, le possiamo spiegare tutto? Dovete darmi una valida spiegazione, perché avete preso 8 e ve lo dividerò in due! Allora, io e Gianfranchi abbiamo questa telepatia. Sì, professore, è una cosa incredibile. Quando a me scappa da cagare, scappa anche a lei. Facciamo che tu chiudi quella bocca di merda. E poi, professore, abbiamo lo stesso gruppo sanguigno. È ovvio che facciamo le cose uguali, cioè. Oh, basta farmi... Allora, c'è una spiegazione... Aspetta. Abbiamo preso 8, lo dividerà in due, quindi... 4? Mettici 4 e vaffa. Ti alzerà la media... Ok, tenete le verifiche, signorina Kerbal, Gianfranchino. Provate solo a copiare e vi butto fuori dalla classe. Oh, ma perché ridi? Rido per non piangere, non so... Neanch'io. Non sappiamo un cazzo. E penso anche che copiamo. Amo, vai di ambarabacicci cocotro, ci mette sul... Amo, dai una sbirciata a Giambesorza. Guarda Giambesorza. Aspetta. Oh, ma cosa vuoi? Ma ti guardi il tuo foglio, per fuori? Ma si congiunti. Ti sei fatto beccare. Amo, ci bocciano. Siamo nella merda. Guarda, che tu sia Ariete, Bilancia, Vergine, Scorpione, Acquario, Pesci, Toro, Squalo e Balena, Leone, Sagittario, Cancro, Gemelli e Capricorno. Tu mi stai comunque altamente sui coglioni. Le vere, le più vere amiche, quelle che sanno che sei un caso perso. Quelle che quando ti innamorerai della persona sbagliata, beh, loro saranno lì accanto a te. Le vere amiche sono quelle che anche se avranno mille problemi, saranno lì con te a risolvere un tuo di problema. Le vere amiche sono quelle che anche se passate una giornata intera assolutamente a non fare niente, l'importante è stare insieme. Le vere amiche seguiranno Crush per te. Sono quelle che, nonostante tutto, sono ancora lì con te. Le vere amiche sono quelle con cui piangerete insieme, vi guarderete negli occhi e inizierete a ridere come delle coglioni. Le vere amiche sono quelle con cui combinerete solo disastri. Ma quanto è bello poi cercare di risolverli insieme, sapendo che siete delle fallite. Le vere amiche sono quelle che se dormite insieme la butti giù dal letto perché gli puzzano i piedi. Ma una vera amica anche se ti butta giù dal letto poi ti mette una coperta sopra. Solo perché gli facevi pena. Le vere... Amo, basta fare video, pensa anche a me. Mi ha lasciato anche...
sapete a che mandarlo. Amo, ti ho detto che non devi più. Allora parliamo del prof di motoria. Hai rotto i coi. Stiamo calmi, non perdiamo la calma. Mia madre si è spaventata nell'altra stanza. Prof di motoria, hai rotto i coi. Già non stiamo bene in questi giorni mentalmente. 18 verifiche, 1000 interrogazioni. Adesso ti ci metti anche tu stranamente a diventare una materia quando prima non ti si incula. Manco tua madre. Adesso invece parliamo di educazione civica con molta calma. Perché mi avete rotto i coi? Perché non bastavano le materie, ce n'hanno aggiunta un'altra. Come l'abbiamo presa? Oltre che nel... come Emily? L'abbiamo presa molto bene. Ah, però, interroga me. Ok, allora io pensavo di portare come... come argomento a scelta? Perché... Signorina Kerbel, la connessione. Jaime, sono pronti gli gnocchi! Vai fuori, amo, vai fuori, porca di quella puttana. Ma mi sentono? Muoviti! Che sono pronti gli gnocchi! Amo, non adesso, mamma, non adesso, esci fuori, porca... perché... scusi, prof, la con... Gnocchi, ho detto che sono pronti gli gnocchi! Ma non adesso che... Go! Franchino? Addio! Ah, una... Professora! Non capi... Devo mettere il PIN e la password? Mamma, il PIN... Sai cos'è il PIN e la password? Chi te l'ha comprato il telefono? È tutto il giorno che mi chiedi le cose! Calmati, sai... è tua madre... Allora... Il PIN e la password li trovi all'interno della scatola a lei assegnata, signora. Sì, però per sbloccare il telefono come devo... Devo stare tranquilla! Allora, praticamente, è la password che io e te insieme abbiamo creato, che ti ho fatto vedere ieri, lo scorso ieri, stamattina, questo pomeriggio! Ok? Ok. Dai, mamma! Ok, però non urlare, dai, che queste cose non le so. Scusa, mamma, è che certe volte veramente dimentico. Però, fie, da un mese, non l'hai ancora imparato. Sì, però lo sai. Scusa. Shai, come si accende il telefono? Ah! Ok, allora praticamente... C'è questa cosa che vi devo raccontare. Assolutamente. La professoressa doveva decidere a chi assegnare il compito di recitare in una recita scolastica o meno. Ovviamente a me non aveva scelto, perché ero quella un po' schizzata che saltavo sui muri, picchiava gli altri bambini. Diciamo che non ero molto normale come bambina, ecco. Niente, quando avevo realizzato che non mi aveva scelto, gli ho fatto un buce così. Professore, dai, la prego, alla fine mi fa, va bene, ti assegnerò qualcosina, però mi raccomando non aspettarti molto. Sapete cosa mi ha assegnato? In tutti i personaggi dello spettacolo mi ha fatto fare... Il vento! Ok, mi preparo per l'interrogazione. La Madonna, ma quanta luce c'è! No, spegni che poi mi becca a copiare l'ora di aspetto. Ok, il libro lì sotto. Ok. La Madonna, troppa luce. Ok, ma che disastro. Porca. Ok. No, aspetta. Ok. Allora... Dante nacque esattamente... cazzo, non riesco a leggere. Nel 1900... Amo, ma quindi con il tuo ex tutto ok, vero? Sì, ma che domanda, amo, lo sai, l'ho presa con filosofia. Ah, quindi se ti dicessi che in questo momento è dietro di te? Dov'è quel grandissimo pezzo di merda? Aspetta, devo fare io l'intro.
Allora, Basma, dai, dove fai un attimo? Basma, dai, su, vieni qua. Solo perché c'è il cibo. Oggi mia sorella andremo a provare tutti i prodottini di Asia Taste. Ok, allora sono praticamente delle Lays con limoni e barbabietola da zucchero. No, scherzo, non lo so. Cos'è questa cosa? Non me la ricordo. Ecco, com'è che si chiama? Patata dolce? Va, proviamo. Che ansia. Non riesco ad aprirlo. Però un po' spicy. Non l'ultima. Basta, che poi basta! Ok. Kit Kat, ragazzi. Kit Kat al mocha, non so, ai mocha, come cavolo si chiamano. Kit Kat. Cosa sono? Ok, assaggiamo. Uno, due, tre. Guarda che carina la confezione. Sanno di cioccolato bianco? Non è niente di speciale. Niente di speciale? Voto? Boh, ma cioccolato. Cioè, è proprio questo sul cioccolato 8. Bianco. I pochi! Mi apri le cose! Ma cosa vuoi da me? Basta! Hai sentito? Però sono troppo cose una, carine, queste cose due, giapponesi. Tre, tre. Via! Buone. Tieni Hello Kitty che abbiamo, non abbiamo aperto, non abbiamo assolutamente già aperto. Non so tanto. Assaggia, assaggia. Ah, crescendo di percani. Wow. Sono di biscotti alla vaniglia. Aspetta. Sì, basta. Aia. Hai rotto sempre te. Curioso. Visto che sempre sta mano qua che... Aia, vai. Questo, raga... già assaggiate, cioè non mi dicono niente, mi fanno uno strano effetto questo. No raga, è il momento di Pikachu. No, no. Buono, cioccolato molto buono. Buono, c'è una cremina dentro, sono tipo i Choco Crepes. Esatto, sono... Ora proviamo questo che vi giuro raga è da sempre che ho sempre voluto. Davvero? Ho sempre voluto provarli. Sì, questi qua sì. Vero. Assaggiamo. Ma sono morbidissimi. Guardate la consistenza morbidosa, no? Morbidissimo. Ma che cavolo. Io ho paura di assaggiare questi. Ok, vai, vai, assaggiamo. Cioè, mi dà una stranezza. Raga, un attimo, ne usciremo con il diabete. Ah, no, 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 io non lo faccio. Vai, sei. Ok, ci siete, raga? Assaggiamo anche questo alla pesca. Ottimo. Mi piaceva più l'altro. È pescoso, eh? Molto pescoso. Buono. Anche questo. Se anche voi volete scegliere... Dai! Se vuoi... assaggiare queste cosine golosone di Asian Taste, mi raccomando, scrivete alla loro pagina, Asian Taste. E un bacio dalla signorina Kerbal. Basta mangiare, basta! Ciao! Sai come chiamerò mia figlia? Sai che non ti ci vedo come madre? Come la chiamerai? Come la persona che mi ha salvato la vita. La vorrei chiamare come te. Faccia di cu. Ah sì? Gran bel nome di me, comunque, eh? Davvero? Solo sei tu che amerai la tua con il mio nome. Qualsiasi cosa accadrà, ok? Anche se non ci vedremo mai più nella vita, voglio che quando la guardi ti ricorderai di me e di quello che abbiamo fatto. Ci stai? Grandissima faccia di me. Ok, ok, ok. Solo se tu mi prometterai che i nostri figli giocheranno insieme. Allora forse sì. Ci sto. Adesso tipo tu dovresti dirmi un ti voglio bene, magari. Non ti allargare adesso. Scordatelo. Mai nella vita. Buongiorno ragazzi. Ma che puzza di merda! Una domanda. Non per essere schietta, non per ferirvi i vostri sentimenti, Vi lavate, Che schifo. Ragazzi, io vivo in campagna, i miei maiali profumano più di voi, ok? Ok? Ragazzi, la doccia va fatta una, due volte a settimana, Non vi richiede molto tempo, lavatevi.
Gianfranchino, puoi per favore aprire la finestra? Signorina Kerbal, una volta che apre la finestra Gianfranchino, puoi buttare... Mamma mia, che puzza! E la... Sembra di stare in una stalla, ragazzi! E fatevi una doccia! Che puzzate di merda! Andate, ragazzi, nel capitolo 4 che iniziamo le lezioni. Bastardo infame. Oh, dammi la coperta! Ma se tu, dammela! Se tu la spingi verso di te, non è più equa come cosa! Adesso attaccati al cazzo e usa i cuscini come coperta! E vaffa! E cos'è che tratti i tuoi ospiti? Brava, brava, brava! E dammi la coperta, brutta infame di te! Amo, ho preso 5, ma sto copiando tutto! Come ho fatto a prendere 5? Amo, però adesso non c'è bisogno della... Cioè, hai copiato tutto, eh? Non dovresti lamentare, zia! Sì, ma amo, appunto perché ho copiato tutto! Che dovrei prendere di più, ma sai quanto ci... Allora, ci ho messo 4 giorni per pianificare una copiatura perfetta! Ok? Ok? Ah, amo, ma hai copiato tu... Zia, ma tu pensi che sia facile copiare? Ho dovuto architettare tutto nei minimi dettagli! Come cazzo ho fatto a prendere 5? C'è stato un errore. Amo, voglielo chiedere alla professora. Professora, ho copiato tutto. Come mai ho preso 5? Simpatica te, eh? Molto simpatica. Adesso faccio fuori anche te, così vediamo chi parla più, perché parla di quella puttana! E questo sarà il nostro segno. Il nostro segno d'aiuto. Ogni volta che sarete in difficoltà o che state subendo una violenza domestica, un'aggressione o un abuso fisico, questo sarà il nostro segnale d'aiuto. Perché siamo arrivati a questo? Non lo so. Però cercheremo di aiutarci, ok? Siamo donne, siamo forti, siamo incredibili, siamo spettacolari, ok? E questo voglio che valga non solo per noi donne, ma per qualsiasi persona in pericolo. State camminando? Avete bisogno di aiuto? Segnale. E dall'altra parte ci sarà un'altra donna, un'altra persona che verrà lì e dovrà fingersi una vostra amica, vostra sorella, qualsiasi persona per aiutarvi. Ok? Non abbiate paura di farlo. Purtroppo con questa situazione di lockdown ci sono state molte più violenze domestiche, però mi raccomando, non abbiate paura di un aiuto. Ok? Nel 1900... Signorina Kerbal! Ha spento la videocamera? Ci stavo nel... Aspetta un attimo, ti ricordo. No, 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 però mi sa c'è stato un... perché non mi... Signorina Kerbal, riaccenda la videocamera! Signorina Kerbal, dov'è lei? In questo... Professoressa, si calmi un attimo, riesco, rientro... Dov'è? La signorina Kerbal, dove sei? Dove sei? Accendi la videocamera! Ma professore, ti calmi un attimo, adesso rientro, madonna! Signorina Kerbal, dove sei? Metti subito, accendi la videocamera! Ma che cazzo? Mamma, cosa c'è che ho la maturità e devo studiare? Ok, ma almeno sai più o meno cosa devi studiare. Com'è la situazione qui? Non ci sto capendo niente neanch'io, mamma. Non so come si farà. Non so niente. Io sto leggendo e non sto capendo. Ah, ok, vado a prepararti un altro caffè. E nel frattempo continua pure a parlare da solo, che ho visto che è da prima che parli da solo. Mamma, io non sono diventata pazza. Io non parlo da solo. Allora, vediamo quante pagine sono per iniziare a studiare con tranquillità e serenità. 938 pagine. Mamma, fidati, sto bene. Beh, fammi un caffè, sto bene. Ah, ok, adesso vado, quindi stai bene. Quindi il tentativo di sbattere il libro contro la testa per far entrare meglio le cose era una cosa normale. Ok, ok, io adesso vado. No, mamma, secondo te, dai, vai via. Le maestre! Ricordate quando per farci stare zitti facevano questo segno? Ma davvero fai? Oh mio Dio! Vi ricordate quando per sbaglio lasciavate la vostra cartella al di fuori del vostro banco? Arrivava lei! Signorina Kerbal, guarda che potrei inciampare e spaccarmi la faccia, eh? Lo sai, vero? Potrei rischiare la morte con questo zaino messo qua! Ma se lo vede, spostalo, no? Porca di... Vabbè. Oddio, oppure quando gli puzzava l'alito di caffè
e sigarette e veniva lì a parlare così. E tu eri così. Ah no, no prof, ho capito, no non si prof, grazie mille molto. Vi ricordate quando entrava qualcuno anche la bidella? Ragazzi, alziamoci, alziamoci, segno di rispetto. Giuro raga, facevo più squat a scuola che in casa mia. Un po' mi manca, no scherzo. Allora, vediamo un po' chi interrogare oggi. Professiera, non otto, ti prego. Ah, 431, 4 più 3, 9. Perché? No, aspetta, però 4 più 3? Ma non dovrebbe fare 8? Stai zitta, porca! Oh, professiera. Che Dante Alighieri si faceva tante Signorina Kerbal, cos'ha da ridere lì in fondo? Dai, dai, sentiamo un po', dai, vogliamo ridere tutti insieme a lei, eh? Sentiamo... No, no, professora, io non stavo ridendo, cioè... Signorina Kerbal, non mi prenda per i fondelli, dai, sentiamo un po', dai, raccontaci perché stavate ridendo, dai, che abbiamo tutti voglia di ridere stamattina. No, no, prof, ma assolutamente... veramente... Non vediamo l'ora di ridere tutti insieme. È che Gianfranchino estitico, no? E ha detto che praticamente la sua materia lo sta aiutando molto. Da quanto fa cagare? Due. Qualcuno sa la risposta? Signorina Kerbal, ma quale onore e quale piacere! Ci dica. No, mi stavo, come si, sgranocchia, no, stirando, mi stavo stirando, per il serio. Diteci la risposta. No, prof, non, mi stavo riscaldando, mi stavo stirando. Non la so la risposta, mi stavo A me è sembrato che ha alzato la mano, non si prenda per i fondani, oh. E loro cosa alza la mano a fare? Ah! È il problema di star con le tue migliori amiche che ridete per qualsiasi cosa! Anche per cose che non dovreste ridere. Famo io e la mia amica mettiamo Gianfranchina. Gianbesorsa. Passa un bambino, cade di faccia. Non bisogna ridere, c'era sua madre che ci guardava così, tipo, davvero fate? In classe! Magari sto per i cavoli miei, penso a una cosa che fa ridere. Stranamente tutti in silenzio, l'unica cogliona lì in fondo, io. scusate, no, che no. E poi qual è l'altro problema? La mia risata! Io vedo le altre ragazze che si ridono. Io e la mia migliore amica sembriamo delle scrofe. Allora, vediamo quante pagine sono per iniziare a studiare con tranquillità e serenità. 938 pagine.